14 ottobre 1927, una data che ricorderò per sempre. Oggi torno a Villa Falletto, dove sono nata e dove nacque Bartolomeo, mio fratello. Sono partita per l'America 2 mesi or sono, con una speranza. Ritorno ora, con l'anima schiantata. All'orizzonte si profilò New York, con tutta la sua grandezza e le sue illusioni di felicità. Questa era la terra dell'opulenza, questo era il paese del Bengodi che attirava a sé i nostri fratelli, i nostri amici, le persone che amavamo. Il radioso paese delle occasioni per tutti, dell'uguaglianza, della libertà. Lo straniero non può avere ideali. Ho dovuto soffrire delle ingiurie e scherni da gente che, se avessi saputo una decima parte di inglese di quanto so l'italiano, l'avrei messa col muso nella polvere. Loro non vogliono l'istruzione della classe lavoratrice. Vogliono che la classe lavoratrice sia in basso, sempre. Sia sotto i piedi e non alzi la testa. Nicola e Bartolomeo si sono sempre schierati a difesa dei diritti dei lavoratori e al fianco delle loro lotte, oltre a essere apertamente contro la guerra. Contro ogni guerra. La risposta del governo americano è stata una dura e insensata repressione contro ogni tipo di opposizione ai suoi precetti, con atti di feroce violenza e il rimpatrio forzato di tanti emigrati. Mentre si trovano insieme per organizzare il comizio su Salcedo, il 5 maggio lui e mio fratello vengono arrestati con l'accusa di rapina e omicidio. Un errore di identità. Entrambi hanno 2 alibi di ferro, hanno tanti testimoni, ma nessuno di loro viene preso in considerazione. Sono 2 sovversivi, poveri e italiani. No, non tacete. Io sono innocente e voi non dovete vergognarvi. No, non tacete, che silenzio sarebbe vergogna. Eppure, sotto il cielo stellato, abbiamo tutti lo stesso valore.